Iniziale. Cambio di cultura è il titolo provocatorio di questo elaborato da Marcella Caradonna per questo incontro. Alla fine questo è un codice che viene traslitterato dal compianto presidente Frattini e quindi c'è una forte impronta ancora, voglio dire, del legislativo. Qual è il suo giudizio, il primo giudizio su questo codice? Servirà davvero a cambiare cultura? E poi andiamo con le risposte ovviamente ai commercialisti. Innanzitutto grazie per l'invito, essere qua non era una mia opzione, era un mio preciso dovere perché faccio il ministro per lavoro, lo stipendio me lo pagate voi, quindi venire a parlare del codice degli appalti non è un passatempo. Ringrazio Marcella, ringrazio l'Ordine di Milano e gli Ordini di Milano che sono fra i più attivi e propositivi a livello nazionale, quindi grazie per questa opportunità e grazie anche per gli occhiali, per leggere da vicino, ho perso i miei e mi hai salvato perché alcune robe, poi te li rendo, no, mi regalo, no, traffico di influenze arrestano, te arrestano me, se poi metto i commercialisti nel codice in cambio degli occhiali finiamo male tutti e due, quindi non, li uso per mezz'ora. Anzi, non li uso neanche, non si sa mai, perché poi c'è, fra i miei appunti c'è maggior garantismo delle cause di esclusione, quindi dei professionisti, quindi devo essere... Ma io parto, innanzitutto vado in compagnia di questo tomo, questi sono... perché a volte io leggo alcune critiche su alcuni organi di stampa di gente che leggendo la critica non ha letto l'oggetto di cui va discutendo, cosa che in Italia spesso è prassi. Oggi leggevo alcune critiche sul disegno di legge sull'autonomia che abbiamo approvato ieri sera di gente che non ha assolutamente letto cosa c'è scritto lì dentro, perché ovviamente non si toccano i capisaldi previsti dalla Costituzione, anzi si applica alla Costituzione. Quindi questi sono i 229 articoli e questi sono gli allegati. Punto di vantaggio numero uno è autoapplicativo, diciamo, perché noi stiamo lavorando a un codice che teoricamente deve subentrare a un codice del 2016, che però non è mai entrato in vigore perché non ci sono stati decreti e quindi si rifaceva un po' al 2016, un po' al 2006, un po' ad altri pezzi sparsi. Ecco, questo il 31 marzo, visto che la data, la deadline che il Parlamento ha è quello del 31 marzo, questo sarà il testo unico. Così come stiamo lavorando, ne ho parlato ieri con i tecnici di un ministero eccezionale che ho l'onore di presidiare, che è il MIT, ve la do in anteprima, stiamo lavorando a un testo unico sulle costruzioni, che vada a mettere insieme pezzi sparsi su un dossier che è assolutamente centrale. Quindi questo, quando sarà approvato, modificato, perché adesso il dibattito è nelle commissioni parlamentari Camera e Senato, quindi entro il 31 marzo potrà essere migliorato. I commercialisti non c'erano, non ci sono, vediamo se riusciranno a esserci. Poi ho incontrato i geologi, mi sto facendo giustamente tutti gli ascolti necessari. Se dovessi definirlo, rubo, ed è per me motivo di orgoglio in questi 100 giorni di governo, la definizione che ha dato di questo codice il professor Sabino Cassese, che qualcosina più di me ha fatto, ha realizzato e ha studiato, che ha detto, mi complimento perché questo finalmente è un codice del fare, non del non fare. Al di là dell'articolato e delle migliorie che ci possono essere, poi due o tre spunti nel dettaglio io li vado a ricordare a chi è qua e a chi è collegato, è l'impronta culturale che cambia. E siccome un testo che arriva dal Consiglio di Stato vale doppio, perché non è un testo che esce da ANCE, da ANCI, da Assimpredil, dagli ordini professionali, dalle grandi aziende, esce da un organismo giuridico e quindi con un'impronta ovviamente tendenzialmente conservatrice. Devo dire che già il testo che Frattini, Carbone, il Consiglio di Stato, che ha fatto un lavoro eccezionale 3 mesi in estate, ha messo a disposizione del Ministro e della politica, era un testo assolutamente più snello, più moderno. Noi ci abbiamo messo il nostro, e che i primi 2 articoli abbiano, anzi i primi 3 articoli che danno l'idea degli altri 226, articolo 1, principio del risultato, articolo 2, principio della fiducia,
Articolo 3, principio dell'accesso al mercato. La fiducia, questa è una questione non politica ma culturale, questo è un codice che si fida dei sindaci e delle imprese e dei liberi professionisti e semplifica la vita ai sindaci, alle imprese e ai liberi professionisti. Probabilmente qualcuno in passato, non fidandosi fino in fondo, aveva messo una serie di ostacoli. Faccio un esempio, e poi io e lui ci siamo visti, ci rivedremo, ci messaggiamo, ogni tanto ci stuzzichiamo, l'ANAC. È chiaro che l'autority contro la corruzione ha un ruolo rilevante, però aggiungo io, a valle. Non può essere a monte un codice, un appalto, un cantiere, un'iniziativa imprenditoriale portata avanti mano a mano con l'autority contro la corruzione perché si presume che in ogni caso qualcosa non funzioni. L'ANAC ha un ruolo determinante, però a valle, non in sede decisionale, aggiungo io, politica, perché altrimenti non c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo inserito alcune fattispecie che in passato hanno dimostrato di funzionare. Si recupera ad esempio la logica della legge obiettivo, perché alcuni dei cantieri che stanno andando avanti adesso sono figli di quello che 20 anni fa la politica si prese l'onore e l'onere di scegliere, di decidere, quindi darsi delle priorità e su quelle priorità investire. C'è l'appalto integrato per aiutare soprattutto i piccoli comuni, perché ovviamente questo è un codice, questi 229 articoli non arriveranno solo nell'ufficio tecnico del Comune di Milano o del Comune di Roma. Più di 5.000 comuni italiani hanno meno di 5.000 abitanti, quindi si hanno il vigile urbano, il geometra e il segretario comunale, è già tanto, quindi non gli puoi mettere in mano 229 articoli dicendo adesso occupatene e fai pure il progetto. Quindi l'appalto integrato significa che l'impresa può progettare ed eseguire, ovviamente sotto il controllo pubblico. Su questo qualcuno ha eccepito, però io voglio un codice che poi metta a terra le decine di miliardi di euro che noi abbiamo in portafoglio. Solo il mio ministero, fra PNRR e fondi complementari, ne ha 40 più 20, 60 miliardi. Però se sono 60 miliardi sulla carta, io lavoro non ne creo. Se sono 60 miliardi che vanno a terra, tu vedi che l'Italia nei prossimi anni avrà una ripresa eccezionale. Il codice non si applica alle opere PNRR, ovviamente, che hanno un canale preferenziale, che devono essere ultimate, eseguite e rendicontate entro il 2026. Poi qua apriamo un altro paio di maniche sul fatto che col costo materie prime, il costo energia e lo sbilancio dei prezzi, quello che tu hai messo a bando a 10 e adesso ti costa 14, tu lo possa eseguire nei tempi previsti. Però su questo stiamo ragionando con l'Europa e con le imprese. Vedo Regina De Aldertis, ovviamente una revisione dinamica dei prezzi e dei costi deve essere ipotizzata per evitare di inseguire sia al rialzo che al ribasso, perché se ARERA dice che le bollette gas scenderanno del 34% adesso, a Dio piacendo, è un'ottima notizia, però abbiamo avuto costi acciaio, calcestruzzi, senza entrare nel tema delle materie prime, che sono senza precedenti nella storia. Quindi i tavoli con Bruxelles, ieri i tecnici del MIT, la dottoressa Griglio che è il capo del legislativo, il dottor Luciano che è il capo della mia segreteria tecnica, erano a Bruxelles a presidiare alcuni dossier e alcuni cantieri, perché noi abbiamo la TAV, il tunnel di base del Brennero, il ragionamento del collegamento stabile fra Sicilia e Italia. Quindi non mancheranno le sfide nei prossimi anni e questo dovrebbe essere lo strumento che agevola. Abbiamo aumentato la soglia, ma questo con l'ok anche del Consiglio di Stato, anche su questo c'è stata polemica da parte di qualche forza politica e sindacale, però una soglia di 150.000 euro è messa da qualcuno che non ha mai fatto l'amministratore comunale, perché un appalto da 150.000 euro ti sistema al massimo la rotonda se ci riesce, quindi l'abbiamo quantomeno portata a 500.000 euro per l'aggiudicazione diretta per aiutare. C'è la digitalizzazione, che non è solo un esercizio, perché è molto chic mettere digitalizzazione in un documento, qua però significa aiutare sia la stazione appaltante che l'impresa ad avere il dossier digitale del cantiere. Io sono arrivato al Ministero e ho trovato 117 opere commissariate,
Ora, voi siete dei professionisti, avvocati, commercialisti. Se il commissariamento è un una tantum, ci sta. Ponte Morandi, disastro, tragedia, ahimè, epocale, devi rifarlo per mille uno motivi tecnici, infrastrutturali e simbolici, e quindi dai pieni poteri al sindaco che fa il commissario, in un anno e mezzo ti ricostruisce il ponte. Però se tu arrivi e trovi sulla scrivania del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 117 opere commissariate, fra cui la diga di Pietrarossa in Sicilia, inizio lavori 1983, festeggiamo 40 anni quest'anno, però abbiamo appaltato entro dicembre 82 milioni e forse, non voglio dire nulla, però siccome eravamo al 95% di lavoro svolto in 40 anni, forse il 2023 vedrà dell'acqua entrare in quella diga. Uno sorride, però problema siccità, problema infrastrutture, problema degli agricoltori e poi problema della norma. Non stiamo parlando delle piramidi, stiamo parlando di una diga. 117 opere commissariate, quando sono entrato al Ministero mi hanno detto qua bisogna cambiare la norma, perché se il commissariamento è un extra ci sta, se il commissariamento è la prassi per fare più veloce evidentemente è la norma che è troppo pesante e non funziona. Lo dicevo, giustamente imprese e professionisti chiedono un approccio ancora più garantista sull'esclusione di imprese e professionisti, e quindi questo è sacrosanto, perché saremmo ancora una Repubblica dove si è innocenti fino a prova contraria e fino al terzo grado di giudizio, e l'avviso di garanzia dovrebbe essere... Nacque, mi spiegavano i miei professori, come garanzia appunto per l'avvisato, invece abbiamo capito che anche giornalisticamente parlando è l'inizio della fine, quindi un'impronta più garantista è assolutamente da inserire, così come stiamo lavorando nel rispetto della normativa europea, la libera concorrenza, l'accesso al mercato, eccetera, 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 consapevoli del fatto che il 95% delle imprese italiane sono piccole e medie imprese. Abbiamo previsto la suddivisione in lotti per dare più spazio possibile anche alle piccole e medie imprese. Io ho chiesto al gruppo parlamentare, ad esempio della Lega, siccome il Parlamento non sta lì a osservare ma può veramente migliorare, anche l'ipotesi di un punteggio premiale per le piccole e medie imprese e una riserva, non è il termine tecnico adatto, però un'attenzione particolare alle imprese dei territori, perché ne parlavamo in ANCE, ovviamente qual è il problema? Facciamo che questo codice viene approvato, è autoapplicativo, funziona, noi mettiamo a terra decine di miliardi di euro di opere e cantieri, le grandi aziende in edilizia che lavorano in Italia ormai, ahimè, visti i problemi del passato, si contano sulle dita di una mano, monca probabilmente, neanche con tutte e cinque le dita, quindi è chiaro che da un certo punto di vista può essere anche un problema, perché quando a fare alcune grandi opere posso averne uno, al massimo due, che poi magari bontà loro coinvolgono anche le imprese dei territori, non è mai sano. Io ieri ho fatto visita al cantiere della Metro C, Porta Metronia a Roma, settimana prossima farò visita al cantiere della Metro 4, probabilmente in San Babila, due interventi eccezionali, necessari, a Milano, ahimè, in ritardo da milanese da troppi anni, però se guardate ovviamente sul cartello le imprese che ci stanno lavorando, la grande impresa è uguale là, è uguale qua, ce l'ho a Genova, ce l'avrò a Dio piacendo se partiamo a Messina, e quindi va bene, però il mio obiettivo è coinvolgere i territori. Su questo gli ordini professionali saranno assolutamente importanti. Il primo passo non è il punto di arrivo, ma è un punto di partenza che lì culturalmente importante sull'eco compenso si è messo, poi non è che con quello si sia risolto il problema, però che il lavoro, l'impegno, la fatica e il merito vadano giustamente remunerati,
non è qualcosa di classista, ma è qualcosa di assolutamente giusto, altrimenti c'è la proletarizzazione a ribasso anche delle libere professioni, dove vince chi offre di meno, però evidentemente se offri di meno magari anche la qualità del tuo intervento è equiparata a quell'offrire di meno. Qua c'è un limite al massimo ribasso, perché evidentemente anche lì non si andava lontani. Prendo nota anche degli appunti che avete fatto su altri temi. Quello di cui vado quello che ho fatto con piacere, ma era mio dovere, è stata in questi 3 mesi un'opera di ascolto che al Ministero mi hanno detto non essere mai stata fatta nella storia, al di là degli ordini professionali. Mia nonna mi avrebbe detto chi si loda si imbroda, non è il mio lavoro, quindi se uno va da Marcella e dice ma che hai fatto, oggi hai fatto la commercialista, brava, tu dici sarebbe anche il mio lavoro. Ecco, però probabilmente gli errori del passato derivavano anche, non da cattiva fede evidentemente, ma da una mancata capacità di ascolto dei soggetti a cui poi mettevi in mano questo strumento. Siccome io ho fatto l'amministratore comunale a Milano per 30 anni, so se mi arriva un codice che mi aiuta o mi complica la vita, e quindi ne devi parlare con gli ingegneri, devi parlare con i geologi, anche loro mancavano i geologi, quindi anche lì sto cercando di compendiare giustamente le professionalità di tutti, gli architetti, poi qualcuno è più contento, qualcuno è meno contento, perché è chiaro che quando fai l'appalto integrato ti fidi dell'impresa, perché il comune di 2000 abitanti in Valsassina non è che gli puoi dire guarda progettami la grande opera, dico lì perché quando c'è stata la frana sulla Lecco Ballabio che ha interrotto la galleria, che poi è stata grazie a Dio riaperta a tempi di record, e lì ovviamente c'era ANAS che con cui stiamo facendo squadra, perché poi le principali stazioni appaltanti sono ANAS e RFI, perché poi è lì che si mettono a terra tutto quello che si deve. Quindi il ruolo di commercialisti e avvocati sarà assolutamente fondamentale. È chiaro che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà avere sempre più ingegneri che commercialisti o avvocati, perché se io devo avere più avvocati che ingegneri, bravi ingegneri sì, teniamo presente che un tema che ho trovato, che non conoscevo, su cui però è mio dovere lavorare, è che quando facciamo, mi hanno detto, Ministro, noi abbiamo fatto un bando, lei non è ancora arrivato, per assumere alcune centinaia di nuovi ingegneri, non siamo arrivati alla quota, e ho detto, perché? Con la fame di lavoro, poi con gli ingegneri, io ho visitato la Galleria del Vento del Politecnico di Milano questa settimana, che è una cosa eccezionale, unica in Europa, e perché il MIT è fra i ministeri che paga peggio in assoluto. Mi ha detto, ma noi cosa diamo a un ingegnere che ha partecipato e vinto il bando per questi 200? 1.500. Tu capisci che però con 1.500 euro al mese, se sei di Roma e abiti vicino al ministero e c'hai casa tua, ci si ragiona. Se arrivi da fuori e devi quantomeno viaggiare e pagarti un affitto, arrivi a casa a fine mese che hai il meno davanti, non il più. Quindi anche riportare il giusto premio del merito nella pubblica amministrazione, sì, però pagando anche il giusto, altrimenti arriva al MIT quello che si è sentito dire di no in altre 4 realtà private o pubbliche che pagano meglio, e allora poi, siccome non c'ho altro, però vengo al Ministero che teoricamente, che si occupa di porti, aeroporti, ferrovie, gallerie, viadotti. Noi solo come ANAS ha sotto attenzione 1.000 ponti e viadotti in questo momento, perché hanno un'età che in alcuni casi ovviamente come la mia vista, e dopo un po' il calcestruzzo o gli metti mano oppure non vai lontano. Detto questo, sono assolutamente ottimista e fiducioso, altrimenti non farei questo mestiere. Questo codice applicato nei tempi, anche qua, se le imprese, i comuni, i professionisti mi dicono PNRR prevede che entri in vigore a luglio,
Se però quelli che devono usarlo, utilizzarlo al meglio, mi dicono guarda, magari servono 2, 3, 4 mesi in più perché questo testo con gli allegati vengano assorbiti, vengano capiti, vengano applicati nella migliore delle maniere possibile, io vado ben tranquillo a Bruxelles a contrattare un eventuale slittamento di qualche settimana, perché non voglio che invece di diventare un volano per 3 mesi mi blocchi qualsiasi macchina pubblica in giro per l'Italia, perché c'è la gente che si sta studiando e si sta spulciando e non riesce a metterlo a terra. Quindi siamo assolutamente disponibili, abbiamo incontrato i comuni e le province, che poi ovviamente, come è giusto che sia nel nostro paese, spesso sullo stesso articolo ti dicono A e B, perché ovviamente 8.000 comuni, tu metti nelle mani dei comuni uno strumento efficace alzando la soglia per l'aggiudicazione diretta, le province dicono però ci sono anch'io, e quindi se mi alzi la soglia loro non vengono più da me come stazione appaltante, io sono qualificato, loro no, però poi ci sono le città metropolitane, perché dicono però se è automaticamente stazione qualificata la provincia, io che sono città metropolitana perché non dovrei esserlo automaticamente anch'io? Quindi stiamo facendo un lavoro di cesello e di rifinitura. L'ente provincia, che ha un ruolo fondamentale, perché è quello che dovrebbe manutenere strade e scuole, è stata depauperata di poteri, di personale, di dignità. Quindi nella riforma che stiamo portando avanti con Calderoli, io ho proposto, prima eravamo da soli, adesso fortunatamente siamo in buona compagnia, che anche l'ente provincia torni a essere eletto direttamente dai cittadini con poteri, denari e competenze, che altrimenti le scuole e le strade provinciali non le manutiene più nessuno, e basta vedere, anche perché lo pseudo taglio doveva far risparmiare quattrini, non si è risparmiato un fico secco, ci sono degli enti che non sono né carne né pesce dove vanno per volontariato, però uno non è che fa il sindaco di Milano e come hobby fa anche il presidente della città metropolitana di Milano, evidentemente se fa l'una non fa l'altra, ma questo riguarda anche i commissari, delle 117 opere commissariate io mi sono fatto fare un dossier una per una, ma alcuni sono commissari di 9 opere contemporaneamente. Manco Superman, cioè se nomini il commissario per derogare, accelerare, ma poi non opere piccole, cioè io ci ragiono quotidianamente, ho fatto settimana scorsa un incontro con l'azienda e col commissario Mucilli di ANAS sulla bretella della Valtrompia, 6 chilometri che la Valtrompia, che è una delle zone più industrializzate, aspetta da una vita, ma lo stesso commissario della Valtrompia è anche commissario della Vigevano Malpensa, anche lì che è attesa da 30 anni, e poi c'è il ponte di Vigevano, e poi un altro commissario, il commissario della statale 106 in Calabria, che è un'opera anche lì abbastanza impegnativa, e lo stesso commissario della Fano Grosseto con la galleria della Guinza, quindi voglio dire probabilmente c'è qualcosa da rivedere anche nella struttura del Ministero, però siamo qui da 100 giorni, non voglio esaurire tutto quello che devo fare in 5 anni. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Posso fare un'altra domanda? C'è secondo me un'altra grande sfida che dovrete affrontare, che è la capacità di restituire capacità di progettazione agli enti locali, perché qua c'è stata una desertificazione negli ultimi 25-30 anni. Ascolto con orrore alla proposta economica che fa il MIT agli ingegneri, mi immagino che cosa possa offrire una piccola amministrazione locale, ma in fondo se uno dei temi che era uscito con la revisione del 2016 del codice degli appalti, che nessuno è più in grado di progettare dentro le amministrazioni, ma non per colpa delle amministrazioni, sono state desertificate e c'è stato probabilmente anche un processo non del tutto incolpevole di privazione di capacità proprio. Soprattutto poi a una forza politica che sugli enti locali e sulle autonomie sta puntando ancora, questa forse è la sfida principale che dovete affrontare. Poi volevo chiedere qual è l'agibilità parlamentare che avete in questo momento su questo tema, che è più sfidante, e anche sulle possibili modifiche al codice. La maggioranza è forte e coesa, quindi che le proposte che sentite oggi a Marcella Caradonna e da Tartaro possono trovare cittadinanza. Sì, ovviamente se il ministro Albergo, è d'accordo. Albergo, non cittadinanza, perché cittadinanza. No, scherzi a parte, abbiamo già fatto una riunione con i presidenti di commissione, perché poi, ripeto,
se la deadline è il 31 marzo, siamo al 3 febbraio, San Biagio, quindi va bene l'ascolto, il coinvolgimento, però poi devi arrivarne a una. Anzi, mi sono dimenticato che nel codice è previsto anche il superamento del dissenso alla fine in conferenza dei servizi, nel senso che se per fare un'opera sono d'accordo in 10 e c'è uno che ti dice sempre comunque no, me ne farò una ragione e quell'opera si fa, perché quell'opera serve al paese. Non è che possiamo rimanere ostaggio di quello che vorrebbe la variante della controvariante. Altro paio di maniche a proposito di professionisti della pubblica amministrazione: ho già fatto una riunione con il ministro dei beni culturali e il ruolo delle sovrintendenze, che ovviamente devono accompagnare in positivo il processo. Ieri sono stato alla metro C di Roma, Porta Metronia, e lì c'è stato un caso eccellente di pubblico che aiuta il pubblico, perché lì, non lo saprete, ma non lo sapevo neanche io, l'ho visto ed è una cosa incredibile, quella stazione della metropolitana, segnatevela, entrerà in funzione, a Dio piacendo, per il giubileo, quindi 2025, però a un certo punto, qualche anno fa, andando giù 12 metri, hanno trovato una caserma romana dei primi secoli, ma di 1300 metri quadri, con l'alloggio del comandante, c'erano 800 militari che ci dormivano. E uno dice: trovo la caserma romana, sono rovinato lì la stazione metropolitana, perché la sovrintendenza. Invece la sovrintendenza ha avuto il buon senso di permettere lo smontaggio con tutte le cautele archeologiche del caso, il trasferimento, il fatto che si scavasse, si lavorasse col tunnel e poi la riposizione nella stessa identica locazione di questo enorme ritrovamento unico al mondo. E quindi quando la metropolitana entrerà in funzione ci sarà il mezzanino e di fianco ci sarà a vista il museo con la più grande caserma romana. Però lì, perché hai trovato un sovrintendente di buon senso che ha detto: posso tutelare il bene archeologico, ma devo far funzionare la metropolitana. Perché a volte invece trovi qualcuno che, siccome c'è un alberello, lì il treno non passa, buon Dio, l'alberello lo sposti, lo pianti da un'altra parte, non è la casella romana. Quindi non posso prevedere il buon senso nel codice degli appalti, ma questo diciamo che sappiamo portarlo avanti in maniera convincente. Sugli stipendi dei comuni, delle province, io sono stato questa settimana a vedere un'area di Milano per i milanesi che da decenni è cintata ed è conosciuta come area di degrado, di rave, di occupazioni, di casino, quello dei gasometri in Bovisa. Devo dire che grazie alla lungimiranza dell'ex rettore Resta, dell'attuale rettore, del comune di Milano, della regione Lombardia che ci ha messo i quattrini, del Ministero delle Infrastrutture che ci ha messo i quattrini, lì arriverà un polo universitario modello campus americano con 40.000 studenti e i due gasometri, per chi ce li ha presenti, uno diventerà un centro sportivo con piscina e impianti sportivi, mantenendo la bellezza dei gasometri. Lì è stato coinvolto Renzo Piano, sono stati coinvolti studi progettuali, però lì devo dire Comune di Milano, Regione Lombardia, col sostegno del Politecnico, hanno fatto un'operazione eccezionale. Quindi reinvestire adesso sugli ingegneri italiani, sugli architetti italiani, che sono fra i migliori al mondo, anche stipendialmente, è una delle mie assolute priorità. Speriamo non facciano i rave poi gli ingegneri. Però almeno fanno un rave in piscina, cioè, voglio dire, non nel bosco. E lì ci sarà la più grande foresta urbana d'Europa, perché lì c'è un parco che in queste condizioni è disagio e degrado. Se ci porti 40.000 studenti, start-up, società multinazionali della farmaceutica e della progettazione, il parco della Goccia diventerà uno dei parchi urbani più grandi d'Europa. E aggiungo, faccio l'agente immobiliare, l'altra cosa incredibile che ho visto domenica scorsa è Cadorna. È Cadorna. Io sono cresciuto, perché andavo all'asilo lì in via Massena, coi binari che hanno sempre separato quelle parti di Milano. Il progetto approvato anche lì, Regione Lombardia, Ministero Ferrovie Nord, prevede la copertura dei binari ferroviari con un parco da Cadorna a Pagano, e quindi diventerà un parco Sempione bis,
quindi il valore degli immobili in una zona peraltro già adesso non particolarmente deprezzata, non oso immaginare a cosa arriverà, e lì hanno previsto non una pista ciclabile di quelle fatte con la vernice della mattina in Buenos Aires, una superstrada ciclabile, due corsie senza interferenze di altri mezzi pubblici o privati, che collega Cadorna a Malpensa di 54 km. Ecco, disegnare il futuro, secondo me, è questa roba qua. E l'Italia nei prossimi anni potrà avere una crescita eccezionale, ne sono convinto. Prima di fare un'ultima domanda, volevo tornare al soprintendente, per fortuna un esempio virtuoso che faceva prima il ministro sulla metro C a Roma. Ricordo, ne ho scritto sul Sole pochi mesi fa, che in Sicilia il più grande parco di rinnovabili pensato 10 anni fa è stato bloccato da un intervento della soprintendenza per arrivare a determinare che quell'intervento era gamba tesa, fuori luogo e senza titolo giuridico. C'è dovuto intervenire il Consiglio di Stato. Intanto un progetto che poteva essere all'avanguardia 10 anni fa e un investimento di fondi internazionali per centinaia di milioni era stato bloccato da un intervento politico di una piccola struttura amministrativa. Queste cose non bisogna dimenticarle, non farne ideologie, ma dobbiamo ricordare che abbiamo un paese che non sempre è proteso verso l'efficienza e verso la costruzione. Però l'ultima domanda che mi tocca farle, poi non so se ce ne saranno altre, da Marcella, riguarda una sollecitazione del vicepresidente di ADC Tartaro. Sulla stampa in questi giorni abbiamo scritto, perché ovviamente la cosa è emersa, che quello che era un obiettivo, un obbligo nella legge delega è diventato una facoltà nella stesura dell'ultima stesura, che riguarda le pari opportunità generazionali e di genere. Adesso c'è anche, io sentivo stamattina lo stesso presidente Vinicio Nardo degli avvocati, diceva, ma non si può, e forse anche con Marcella Caradonna, imporre un obbligo di quote potrebbe essere letto come un'esclusione a contrario. Qual è la posizione e soprattutto se intendete, se c'è la possibilità di intervenire su questo aspetto? Raccolgo qualsiasi suggerimento, non con questo impegnandomi ovviamente a trasformarlo in norma. Mi domando quello che serve al paese, serve alle imprese e che non comporta eccessivi oneri. Nel senso che poi l'impresa per lavorare deve anche avere un margine di profitto, perché altrimenti fa volontariato. E quindi io inserisco in norma tutto quello che garantisce equità di trattamento, ma che non comporta un eccessivo aggravio di costi per le imprese, che sono sicuro, per come conosco il territorio produttivo al di là di Milano e della Lombardia, che sono un unicum probabilmente a livello continentale, ma anche associazioni in tante altre province italiane, non hanno bisogno di una tutela o di una premialità in norma per assumere il bravo ingegnere, che sia donna o che sia uomo. Io sono culturalmente, questo prescinde dal codice, non ritengo che sia la quota a dare il giusto merito a chi vale, e quindi cercheremo di avere il trattamento più utile possibile senza però andare per titoletti. Io sono arrivato al MIMS, che non si poteva neanche dire MIMS, la sostenibilità non la ottieni se metti il Ministero della Mobilità Sostenibile. Noi siamo tornati, anche perché mi hanno detto che c'erano gli scantinati pieni di tonnellate di carta da lettere, di carta testata, di cartellette, e allora anche per un risparmio economico, se no avremmo dovuto cambiare tutto, mandare al macero mezza foresta amazzonica per stampare nuova roba, siamo tornati a chiamarci come giusto che ci chiamiamo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché questo facciamo. La sostenibilità non ce l'ho nel nome, ma la sostengo con la superstrada ciclabile Cadorna-Malpensa. La parità di genere mi sta a cuore, non necessariamente deve essere a norma come previsione di legge nel codice degli appalti, io la penso così. Grazie, grazie. Ministro Salvini. Grazie. Volevo chiedere al sottosegretario Morelli, visto che è sul tavolo, se vuole fare una chiosa o se si rimette integralmente a quanto ha detto il ministro. Se vuole rimanere sottosegretario.